a distanza di tempo noi possiamo dire che non avevano alcuna possibilità. Si fossero fidati, non si fossero fidati, come è avvenuto a Salonicco, come è avvenuto ad Atene, come è avvenuto a Parigi, dappertutto. Non potevano fare nulla. Dovevano fare una cosa sola, andarsene, scappare. Ma dire a un ebreo romano che si sente più romano di tutti i romani che abitano a Roma di lasciare Roma è difficilissimo. È questo che bisogna chiedersi: come e poi cosa succederà, non perché.